Ciao ragazzi e ciao ragazze. Allora, è già il secondo tentativo, quindi supportatemi e lasciate like. Oggi vi voglio far vedere tutti i miei rossetti, perlomeno quelli stick, perché per vederli tutti, anche liquidi e le matite contorno labbra, ci vuole un'ora e mezza, quindi mi sa che dividerò. Partiamo subito e non mi voglio perdere in chiacchiere. Ho già fatto una sorta di decluttering della mia collezione, prendetela sempre con le pinze, perché ho regalato un po' di rossetti alle mie nipotine, eccetera, eccetera. In quanto avevo una serie di rossetti comprati, diciamo un po' di tempo fa e con i primi soldini, quindi erano molti rossetti low cost e soprattutto diciamo che non utilizzavo perché magari erano delle nuance troppo accese. Partiamo subito con i rossetti della Wet n Wild. Vi mostro per prima questo. Ho già fatto degli swatch come una cretina perché stavo facendo il video, quindi ve li mostro già applicati sulla mano. Spero che riusciate appunto a vederli bene. Sposto un po' comunque. Questo qui nello specifico è, faccio molto velocemente, altrimenti il video viene troppo lungo. Questo si chiama Mauve Hot Air. Comunque vi lascio tutti i nomi nell'info box. È questo bellissimo colore, ha un poco di malva secondo me, più un rosa. In questo caso è questo qui, come potete vedere. Non so se riuscite a vedere, spero di sì. Questo colore è qui. Qui. Questo. Ok. Passiamo ad altro. Poi troviamo Rosebud, che avete visto in uno dei miei video. È questo colore qui un po' pescato, e nello specifico si tratta di questo colore. Quindi questo qui, non so se potete curare, è un colore diciamo sul pesca, comunque un rosa caldo. Poi un altro è In The Flesh, è sempre, stiamo parlando di un nude, misto tra un beige, marroncino, rosino, non troppo chiaro, è questo qui. Nello specifico è questo. Questo qua. Anzi no, questo, scusatemi. Il primo. Ok. Pecca di questi rossetti perché sono fantastici, secondo me, in quanto a tenuta e tutto, è il fatto che la confezione fa... a quanto schifo. Questo si chiama Bar It All, vi lascio sempre tutto scritto, ed è questo. Stiamo parlando di questo colore, il secondo, un nude un po' più chiaro, un po' più caldino, quindi ha molto del marroncino, marroncino molto chiaro e caldo. Poi un altro è invece Sugar Plum Fairy, questo colore qua, questo è mezzo disastrato, mezzo rotto. Nello specifico è questo, è un fucsia più violaceo, un po' più scuro, sul borgogna. Spero sempre che vediate. Ok, passiamo ad altro. Questo invece è Ravin Raisin ed è un perfetto color prugna. Stiamo parlando di questo. Questo qui è un bellissimo prugna. Poi questo invece è un super dark, sembra quasi nero, si chiama Vamp It Up e stiamo parlando di questo qui. Questo. Qua. Ok, questo è proprio, non lo so, tipo per vestirsi da streghe. Comunque, c'è chi ci esce, tipo io. Mochalicious invece è un perfetto marroncino ed è questo. Un marroncino perfettamente, non è caldo secondo me, ha una punta di freddo, non so perché. Eccolo qua. Faccio sempre per girare lo stick. Ok, con questo... no, non abbiamo finito, cazzata. Red Velvet, questo è un super rosso sparato e stiamo parlando di questo. È un colore molto fragoloso, super super fragoloso, l'ho inventata io questa parola. Scrivete. Poi passiamo a quelli della Makeup Revolution. Sono dei rossetti vecchissimi che compravo veramente anni fa, ma siccome ancora non funzionano, anzi odorano. Comunque, questo è un grigiastro, è un colore molto particolare, stiamo parlando di questo. È cremosino, come potete vedere, non è opaco, è un po' dall'effetto metallico. Questi erano molto particolari, infatti i rossetti di Wet n Wild li ho decimati. Questo si chiama Legend, fa parte della linea Unicorn Unite. Poi abbiamo invece questo che si chiama Serpent, un colore stranissimo ed è un verdino. In questo caso è questo, Serpent.
della linea Atomic, se non mi sbaglio. Poi abbiamo questo scurissimo. Vi stavo dicendo, questi rossetti in realtà io li ho dimezzati. Stiamo parlando di questo. Vedete che è cremoso? Questo è Serpent e questo invece è quello scurissimo. Si chiama Black Earth, parte della linea Bump. Non so neanche se esistano ancora, sinceramente. Ho ottenuto solo i colori più particolari, o questo qui scuro, in realtà non lo volevo, ma l'ho ottenuto perché è tutto rovinato, quindi non lo potevo regalare. Fin quando non morirà, lo terrò. Questo invece è il violetto. È un violetto metallico, strano, particolare. Ha un socchio di grigiastro. Siccome questi colori erano particolari, appunto li ho voluti tenere. Passiamo al rossetto che uso tutti i giorni, che avevo nell'ultimo video. Le scritte si sono cancellate, è abbastanza vecchio, ed è l'unico rossetto che forse finirò. Guardate lo stick. È quello della Rimmel, il numero 104, della linea Lasting Finish. Ve lo faccio qui, lo swatches. Ecco, questo è il colore. È un perfetto nude, misto tra un rosato, un marroncino. Ha poco di marroncino, è più rosato, sinceramente, però non è molto, cioè non è particolarmente freddo, ecco. Ha un non so che di caldino anche all'interno. Linea 104, Lasting Finish della linea Kate Moss. Poi passiamo a quelli vecchi di Essence. Questo in realtà non l'ho graziato perché lo uso, non lo uso. Sì. È il numero 12, Blush My Lips. Questi sono usciti proprio fuori produzione. Però dovrei dargli una chance. Guardate che bel colore, un fucsia proprio sempre fragoloso, ma un po' più fucsia. Questo qui, questo l'ho voluto tenere, cioè questo in realtà me lo sono perso per strada, quindi è stato un caso che me lo sono ritrovato. Sto lasciando swatches comunque, vabbè. Questo invece è lo 02, All You Need Is Red, è ancora più vecchio, odora anche, quindi posso usare, posto, non morirò. Questo è un rosso abbastanza aranciato. Ovviamente sono colori molto più cremosi che usavo un tempo, però insomma, siccome non ho rossi caldi praticamente, ho deciso di tenerlo per questo. Gli altri praticamente li ho regalati tutti. All You Need Is Red. Questi sono usciti fuori produzione. Poi ci sono i nuovi arrivati. In questo caso, questo è uno degli ultimi che ho preso. Questo si chiama Velvet Matte, è il numero 11. Ve lo metto qua. Questo è un bel marrone abbastanza scuro e cupo, è abbastanza freddo. È abbastanza cremoso anche questo, però ha una texture diversa. C'ha un colore più pieno, però scivola, quindi è molto cremoso. Velvet matte non so perché forse se li tamponate un po' con la velina sono più matte. Questo invece è il numero 03, mi pare di avervelo fatto vedere in un altro video. Ok. Questo assomiglia un po' a quello di Rimmel Kate Moss, secondo me. Voi che dite? È questo qui. 03 Velvet Matte della linea Nuovi. Questi qui li trovate a differenza di questi. Questi sono andati fuori produzione, quindi non so, magari li potete trovare in qualche sito, qualche OVS dispersa nel mondo, non lo so. Comunque sono questi due, sono molto carini. Questo è un nude, diciamo, misto, rosato, beigiolino, marroncino. Ok, con questo credo di aver terminato, spero di non essermi dimenticata niente, anzi, nel cofanetto quello che è della Color Workshop che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi video che mi hanno regalato, ce ne sono quattro rossettini molto cremosini, li ho fatti vedere un po' così. Comunque, passando a... Ah, c'è anche questo, della NYX, è Alabama. Solo che, come vi ho detto, nei prodotti finiti lo butterò perché mi dispiace molto buttarlo. È un bel rosso mattone, però purtroppo è puzza, puzza tipo di quegli spray per gli insetti. Non so se avete presente. Non so che fare perché, sinceramente, mettermelo sulle labbra, andarlo anche a ingerire, se è andata male, non ha. Questo è uno dei più recenti, non capisco perché sia andata male. Comunque, dalla mia mano tutta swatchata, vi saluto, vi mando un abbraccio e vi do appuntamento alla prossima. Nella prossima puntata vedrete rossetti liquidi e matite contorno alla labbra.